dove è stata applicata la flat tax? Poi parliamo in italiano finalmente, tassa piatta, altrimenti la gente sì, giustamente non capisce, no? Con tutti questi nomi inglesi. Ci sono stati dei risultati molto positivi in termini non solo di contrasto all'evasione, perché a quel punto l'evasione non è più giustificata, e poi di entrate fiscali. Questo va valutato laddove è stato fatto, quindi non capisco perché in Italia, dove abbiamo delle aliquote veramente estremamente penalizzanti che mettono in ginocchio sia i bilanci familiari che i bilanci delle aziende, del commercio, non è possibile abbassarle. Possiamo citare un paese avanzato in cui la flat tax è stata realizzata? Per esempio in Russia è stato fatto dove c'era un'evasione altissima. Un paese di economia di mercato avanzata, non penso che la Russia sia un nostro modello, né politico, per noi perlomeno sto parlando, né economico. Non si tratta di modelli politici, si tratta di contrastare, l'evasione, siccome quel paese c'era un'enorme evasione. Quale altra economia di mercato avanzato occidentale c'è la flat tax? So soltanto che ad esempio il gettito fiscale è aumentato più del 21%, quindi a noi basterebbe questo. Quale altra economia di mercato occidentale avanzata c'è la flat tax? Allora, ad esempio ci sono delle flat tax anche nell'ambito dell'Unione Europea. Anzi, abbiamo l'esempio del Lussemburgo, che per quanto riguarda le aziende multinazionali fa pagare delle aliquote minime, ma lo sappiamo perfettamente. Sulle imprese anche l'Italia ha la flat tax, vi informo. Sì, si chiama IRES, flat dal 1973, sì, questo per dirlo a chi sta a casa. Sì, io sto dicendo l'IRPEF, sul reddito delle persone. Ma a maggior ragione lo dobbiamo estendere anche alle famiglie, non ho capito perché non ma è possibile. Ma la domanda è farlo. Quale altra economia occidentale avanzata di mercato ha la flat tax sulle famiglie? Ce l'abbiamo per esempio noi, perché l'avete introdutta voi, ad esempio. Ah, non te lo ricordi? Abbiamo scoperto che c'è già la flat tax. Sì, ma il bello però, chiedo scusa perché questa è divertentissima, il governo Gentiloni, quindi PD mi sembra, ha adottato 2 anni fa per coloro i quali sono residenti all'estero e vengono in Italia, possono essere anche italiani, attenzione, la cosiddetta legge Ronaldo, fu chiamata Ronaldo, per il quale pagano 100.000 euro indipendentemente dal reddito. Sui quindi possono avere prodotti all'estero. Esatto, ma è una flat tax. Però in quel caso riguarda i milionari, qua si parla delle persone normali, degli impiegati. Che è diverso. Allora, io capisco che non vi interessano. Storicamente, a voi. Allora, non si può parlare esattamente di flat tax storicamente, ma ci fu una congrua riduzione delle tasse con la Reaganomics. Ronald Reagan lo fece negli Stati Uniti, venne ripetuta l'esperienza in Gran Bretagna, ma in entrambi i casi si trattò di un avanzamento di una classe sociale che era quella dei più ricchi, del congruo ceto medio, ma si parlò di macelleria sociale, perché poi gli altri, cioè i poveri, non è che godettero di questo abbassamento delle tasse. Infatti è una scelta che va fatta, cioè è una scelta di equilibrio, nel dire non è possibile avere una pressione fiscale così forte, tanto da deprimere i consumi. Cioè noi abbiamo un enorme problema in Italia di non più rilancio dei consumi interni. Cosa significa? Noi dobbiamo lasciare nelle tasche dei cittadini le risorse per poter comprare beni, merci e servizi in modo tale da rimettere in moto l'economia. Se noi tramite la leva fiscale non permettiamo questo, cioè togliamo troppi soldi ai cittadini, è ovvio che non hanno questa disponibilità. Antonio Maria Rinaldi aveva anche, tra le altre cose, detto che la flat tax dovrebbe indurre chi non paga le tasse o incoraggiare a uscire dalla zona d'ombra e pagarle. Recuperare quello che si perde nella richiesta. Su questo non sembra essere d'accordo. Anche qua ci vuole un po' di chiarezza. L'85% di coloro che pagano l'IRPEF, che è la tassa su cui vogliono fare la flat tax, è lavoro dipendente o pensionati. E come tutti sappiamo, i lavoratori dipendenti e pensionati non possono evadere perché hanno la ritenuta alla fonte, cioè hanno lo stipendio netto in busta paga. Quindi basterebbe questo per capire che questo argomento non c'è. Poi ricordiamoci un'altra cosa. Normalmente nei paesi normali prima c'è una proposta e poi c'è un dibattito. In Italia da un po' di tempo a questa parte stiamo facendo il contrario. Fai il dibattito senza avere la proposta. Di cosa stiamo parlando esattamente? Dov'è il disegno di legge sulla flat tax? Come viene fatta e come viene coperta? Io so soltanto che nel 2019, grazie alla legge di bilancio di questo governo, la pressione fiscale sale rispetto al 2018. Quindi a che punto della storia noi, invece di discutere i fatti già avvenuti, stiamo parlando di un qualcosa di cui non esiste uno straccio di riga? Ecco. Di cos'è la flat tax? Che coperture c'ha? Su quali scaglioni interviene? L'aumento fiscale è a carico delle banche e delle assicurazioni. Non è vero, non sì, è vero. No, è così, non è vero. Vattela a rileggere bene. Non è vero. Io capisco che voi vi interessa più quello rispetto a quello dei lavoratori o delle persone basta normali. Basta andare su internet e controllare i dati. Il dato della pressione fiscale aggregata comprensiva delle imposte locali sale nel 19 rispetto a ciò. Allora, banche, aumenta la pressione fiscale nei confronti di alcune categorie che non sono i cittadini. Questo è importante. Per quanto riguarda il discorso dell'IRPEF, ma ben volentieri pensionati e lavoratori dipendenti
vanno a pagare di meno, sono felicissimi di pagare meno, anche perché gli 80 euro fatti dal governo Renzi sono stati fatti veramente male, perché laddove ci sono delle famiglie, ad esempio, dove c'è l'uomo che guadagna, non so, 30.000 euro l'anno e magari la moglie che fa un lavoro part time 7.000, guarda caso col cumulo no, ma se guadagnassero tutte e due 15.000 sì, eppure alla fine è la stessa cosa, quindi è stata fatta fra l'altro anche male, abbiamo visto pure sulle restituzioni. Quindi fare una riforma radicale del sistema fiscale in maniera semplice, perché il cittadino italiano quando va a fare la dichiarazione dei redditi ha paura di non essere in regola, addirittura anche rivolgendosi al CAF e a un commercialista si ha sempre purtroppo l'idea di non aver fatto il proprio dovere. Quindi no, semplificato con un'aliquota semplice significa anche aiutare i cittadini. Possiamo fare un esempio pratico? Prego. Allora, diciamo che io guadagno 2.000 euro al mese e lei ne guadagna 600.000. Per finta, altrimenti che, Salvini sarà pure benedica con lei. Allora, diciamo che è così, no? Allora, da quello che si capisce, loro finanziano parte di questa cosa abolendo le deduzioni e le detrazioni che adesso la fasce più deboli hanno per i figli a carico, per i lavoratori dipendenti. Allora, chiariamoci un attimo. Io adesso, che guadagno 2.000 euro al mese, pago il 23% di tasse, ma ho diritto a una serie di deduzioni e detrazioni per i figli, per il lavoro, eccetera. Lei, che ne guadagna 600.000, paga il 43 e non ha diritto alle deduzioni. Se tutti quanti paghiamo il 15, è vero che per me si abbassa un po' l'aliquota, ma perdo tutte le deduzioni e le detrazioni, quindi in pratica per me, più debole, non cambia nulla. Lei, che paga il 43, passa a pagare il 15 e dell'abolizione delle deduzioni non se ne fa nulla perché non c'aveva neanche prima. Quindi lei riduce il carico fiscale di 2/3. Lei che guadagna 600.000, 1 milione, 2 milioni. Io che sono la classe media italiana, per me non cambia nulla. Posso? Mi dispiace che hai dato questa interpretazione, ma dovresti sapere da parlamentare che la proposta è fino a 50.000 euro. Ma dov'è la proposta? Cioè, dove sta scritta? Ma fino dove? A 50.000 euro riguarda 28 milioni di italiani. Quindi ma se dov'è? Dov'è mi dispiace, so che non guadagna 600.000 no, euro, nemmeno. Mi dispiace. No, sennò vorrebbe guadagnare, pure però lui. Mi dispiace, se guadagnasse 600.000 euro sicuramente sarebbe fuori. Non sarebbe qua. Non sarebbe qui, ma soprattutto continuerebbe a pagare. Quindi sia chiaro, la proposta della Lega è fino a 50.000 euro. Ma scusate, non ma diciamo ce la fate cose, vedere scritta questa proposta? Scusate, perché si può parlare senza o avere scritto un no. Ma dove sta scritto 600? Che finanziamento? Dove sta scritto? In campagna elettorale si è detto 15% per tutta l'IRPEF. Attenzione, la proposta adesso nei limiti del bilancio è 50.000. Dov'è? E vai di più a leggere gli atti in Parlamento. Non c'è nessun atto presentato. Scusate, però, dell'atto presentato. L'unica certezza che è una pressione fiscale abbastanza sostenuta nel nostro paese. La proposta del PD per ridurre questa cosa qual è? Noi l'abbiamo presentata 10 giorni fa. Noi diciamo una cosa: l'IRPEF è un'imposta vecchia, è un'imposta che ha 45 anni. È complicata, è vecchia, va rifatta tutta. Per rifare l'IRPEF noi abbiamo un'idea di un sistema a 3 scaglioni, non a uno. Ci vogliono 2-3 anni di tempo. Il paese non può aspettare così tanto. Nel frattempo noi proponiamo di estendere una misura che ha funzionato, quella degli 80 euro, correggendone i difetti. Cioè la estendiamo anche a chi guadagna meno di 8.000 euro all'anno e chi guadagna dai 26.000 ai 55.000 euro all'anno. La proposta che ho presentato il PD con il segretario Zingaretti prima delle elezioni. Significa in media dare 1.260 euro in busta paga in più all'anno a 20 milioni di italiani, quelli della fascia medio-bassa. Non è il sogno al quale vogliamo arrivare. Noi vogliamo lavorare subito per, fra 2 anni, rifare l'IRPEF. L'IRPEF è un'imposta in cui non si capisce più nulla. È iniqua per il ceto medio. Vogliamo passare a un sistema a 2-3 scaglioni, ma siccome siamo persone serie e non parliamo di cose senza averle presentate, senti, per rifare l'IRPEF ci vogliono almeno 2 anni di tempo da quando inizia a lavorarci a quando la gente lo vede in busta paga. Nel frattempo estendiamo gli 80 euro anche ancora ai più deboli e al ceto medio italiano. Mi fa molto piacere perché avete avuto 5 anni e adesso escono fuori le idee come i funghi. Quindi siamo molto contenti, magari cinque anni non avete fatto, me ne siete accorti adesso, ma non siete credibili. Non è una proposta, è una vera curiosità. Perché non avete invece, voglio dire, la proposta della Lega, non avete invece pensato di agire sul cuneo fiscale? Certo, cioè manco. Quella differenza che passa tra quello che il datore di lavoro paga effettivamente all'operaio e quello che finisce poi in tasca all'operaio. Sì, però sia chiaro che il primo obiettivo è quello di rilanciare i consumi interni. Consumi interni significa mettere disponibilità, soldi, risorse
nel portafoglio e nelle borsette degli italiani. Se non funziona questo, indipendentemente dal cuneo fiscale, non si riprende l'economia. Cioè noi dobbiamo dare più soldi nelle tasche, far rimanere più soldi nelle tasche degli italiani, in maniera tale che siano indotti a spendere di più. Voi pensate che questa misura, quella del cuneo fiscale, non possa rientrare tra le proposte che avete fatto? Ma intendiamoci, quando si dice riduciamo l'IRPEF o con gli 80 euro abbassando l'aliquota, è una riduzione del cuneo fiscale. Cioè la differenza fra quanto io, il mio suo dipendente, costo a lei e quello che prendo in busta paga è fatto in parte dai contributi previdenziali e in parte dalle tasse che io pago. Cioè, è una scelta distributiva. Noi pensiamo che adesso, se si interviene su quel cuneo, tutto il vantaggio debba essere dato ai lavoratori, perché nei 5 anni scorsi legislatura, quando abbiamo ridotto le tasse, lo abbiamo fatto soprattutto sul lato imprenditoriale, a parte gli 80 euro. Noi adesso diciamo l'intervento sul cuneo fiscale, perché se si interviene sull'IRPEF è cuneo fiscale, quindi la risposta alla sua domanda doveva essere, secondo me, quella da parte del collega Rinaldi. Noi pensiamo che adesso tutto quell'importo che noi vogliamo fare, come le ho detto, debba andare a potenziare le buste paga, però del ceto medio e del ceto medio-basso, con una proposta sostenibile.